Eccoci tornati su Evolved, su Aberration, e oggi è arrivato quel giorno, nel senso che andremo finalmente ad affrontare il Rockwell. Ma prima di ciò vi faccio vedere un attimino che praticamente sono passati, credo, 8 o 10 giorni, forse 12, dall'ultimo video che ho registrato, quindi praticamente sono andato un po' avanti. Cioè, abbiamo praticamente lo scudo deck tutto attorno, quindi diciamo niente rompe più le scatole, in più ho ripreso gli artefatti, visto che comunque tra una volta e l'altra si accoppiavano i megalosauri, ci è voluto un po' di tempo. A parte quello, qua sopra praticamente, visto che non c'è altro posto per lasciarlo, c'è praticamente il Replicator. Tra l'altro sono rimasti 77 di Element, quindi diciamo qualcosina c'è. Tra l'altro mi sa che ho sloggato qua sopra e il cane bulbo è rimasto così dall'ultima volta. Ti lascio così perché mi sembri felice. Va bene. Ci ho impiazzato anche le torce. Giusto perché sono fighe, ma a parte quello non servono. E nulla, ho praticamente lasciato piena la torretta lì davanti, quindi praticamente quella nel tempo comunque genera elemento. Ora se non mi spezzo le gambe scendere da qui. In più ho messo praticamente lo scudo tech qua davanti, quindi diciamo c'entra tutto. Tra l'altro vado un attimo a controllare se c'è un po' di elemento per me. Sono dimenticato di cliccarlo. E nulla, lì davanti invece ci sono tutti i megalosauri brindati. Tra l'altro, rispetto all'ultimo video, logicamente in 10 giorni ho ripreso gli artefatti, quindi ho rifatto le cave. Qualche blueprint mi è uscito, in più ho fatto un giro in superficie, ma a parte prendere drop, niente di così emozionante. Però tutto sommato, invece che avere soltanto i guanti, ora ci abbiamo sia l'elmo, anche se blu, meglio di niente, però comunque è tutto craftato, quindi diciamo non male. E in più abbiamo il fucile a pompa con la bellezza di 49% di abilità di craft, quindi invece che 200, 252, tanta roba. Tra l'altro c'è un casino di pozioni di cura perché non si sa mai, e diversi set d'armatura. Qua praticamente abbiamo il trasmettitore, praticamente il generatore, altrimenti non si poteva utilizzare. E praticamente fa vedere Dino Scan, ma in realtà non ve li fa scansionare perché vi servono almeno due trasmettitori per lo scan di base. Questo ovviamente con l'SPU, quello normale, non credo lo faccia. Oggi purtroppo non utilizzeremo il Reaper, visto che il Rockwell praticamente spawna dei tentacoli e la tattica è praticamente lasciare i megalosauri ad attaccare il boss. E noi nel frattempo gli spezziamo, diciamo, le gambine, o meglio i tentacoli, con praticamente il drago di roccia e il fucile a pompa. E magari io evito di fare danni, come al solito, ok. Allora, in teoria c'ho tutto. Più o meno. La capretta ce l'ho, che non si sa mai, potenzialmente. E a questo punto direi, l'abbiamo. E speriamo per il meglio. Ammazza che casino che sta a fa'. Me la ricordavo un po' più grande la cupola. Fortuna che li ho messi tutti belli posizionati. Tra l'altro non sono proprio mutatissimi. Hanno 36 livelli in danno e 38 in vita. Quindi niente di pazzesco. Purtroppo non portiamo gli spino per il semplice fatto che sono più ingombranti e quindi non posso metterne tanti ad attaccare il boss. Eccoci entrati nell'arena. Ora praticamente ce li fischiamo tutti. Lui è già incazzato come non si sa cosa. Ottimo. E praticamente, ecco la pedana, li mandiamo ad attaccare. Nel frattempo che loro attaccano, noi semplicemente. Non piglia danno? Scusami. Ok. Pensavo fosse un pochino più semplice. Ora, teoricamente, io semplicemente facendo E1, E2, E3, lo tolgo di mezzo, una sfera già mi ha colpito, 1, 2, E3, ma sa che i colpi non ci basteranno, però almeno è un po' veloce, in più possiamo attaccare da sopra, direi che ci può stare, no? E purtroppo col Reaper, visto che praticamente ci sono le palline che mi inseguono, non è proprio il massimo. Anche perché sì, un paio d'armature l'ho portate, purtroppo sto maledetto, per buttarlo giù ci vorrà un bel po'. Così almeno in movimento possiamo praticamente fare il giro della stanza.
e in tranquillità ispezziamo i tentacoli. E ora praticamente ci sono i draghi di, vabbè, i draghi di sto cavolo e i megalosauri che stanno praticamente facendo danno a lui ogni volta che i tentacoli scompaiono. Che cavolo mi è arrivato addosso? Questo a differenza degli altri boss, oltre che richiedere un'armatura relativamente potenziata, perché purtroppo queste cavolo di palle vi fanno danno anche sulla bestia, non fanno danno alla bestia, ma potenzialmente a voi. Quindi, in più, per fortuna, la prima volta sono andato a fare la cave, quella nel bioma radioattivo, ci è uscita la sella ascendente, quindi ci è andata abbastanza deluzzo, altrimenti qua era veramente dura. Anche se, sì, mi sembra un po' strano che non spawna niente. Di solito quando spawna l'arena, il boss ha qualche mini bestia, tipo cose, ma questo non spawna nulla. Aspettavo tipo la legione di, non lo so, guarda, finché mi spawna questi. In realtà va anche bene, ma aspettavo tipo che usciva, che ne so, qualche Reaper, roba strana. Reaper corrotti. No, Reaper corrotti no, perché quelli sono su Extinction, che cavolo dico anch'io. Mi fai attaccare questo coso che mi inseguono le palle. Suoni strani e brutti. Potenzialmente. Porca miseria. Cavolo. Siamo fregati. Drago di roccia, ti prego, esci da lì. Esegui gesto, clap. Ma scusatemi, ma la capretta che ho appena fatto? No, raga, ma sono persa la capretta. Dove cavolo vai? Posso risalire sul mio drago di roccia? Scusatemi. Non è per cattiveria, ma non mi sembra il caso. Non so che diavolo è successo, ma potenzialmente qualcosa che era meglio non succedesse. Porca miseriaccia. Tra l'altro devo anche controllare l'armatura. Tocca fare attenzione a sti cavolo dei tentacoli che hanno fatto roba strana. Mamma mia quante palle che c'è qui. Facciamola allontanare un attimo e controllo un secondo l'armatura. L'armatura in realtà sta anche a posto. Tra l'altro non capisco perché non c'è il tempo, forse perché è single player. No? Non lo so. Sembra un po' strano. Porca miseriaccia. Ecco, quella cosa lì davanti va evitata perché potenzialmente mi ha fatto andare via la capretta. E non. Ma che cavolo stanno a fare quello? Ma andate ad attaccare quello, che sta a fare? Io non lo so. Megalosauri che fanno quello che gli pare. Non mi sembra molto corretto. In realtà c'è rimasto solo quello. Quante cavolo di volte li devo spaccare? Metà vita? Basta? Ok. Ho un po' paura di quelle scosse elettriche strane. Quanti Nameless? Oh mamma mia. Io non mi fermo, nel senso, apprezzo, ma col cavolo che mi fermo. Mazzo, sto fucile a pompa spara da 10 km. A sto punto faccio così, non mi ci avvicino nemmeno. Ecco, quello lì non si deve toccare. Quello è il male. Ora, in teoria c'è rimasto solo l'ultimo. Quindi comincia a pia danno. Lo piglia il danno, vero? Non lo piglia? Dove è finito? Facciamo che cerco di togliere qualcuno di sti cosini. Ok. Lì c'è un Reaper. No, no. Non hai capito, bro. Porca miseria. Male. Togliamo almeno questo. Se mi fa la scossa elettrica addosso, diciamo non va per niente bene. In più ci sono anche le palle del cavolo. Ecco, una me la so presa in faccia. Per favore ricarica. Per favore, grazie. Che cavolo mi ha fatto quel coso? Vabbè, ma tu fermati a fare la cacca. Mi sembra proprio il momento adatto, guarda.
Aia, aia 2. Un cambio tattico di armatura. E direi che si può ricominciare. La capretta fa versi, dice che c'è roba a livello massimo. Guarda, non mi sembra proprio il caso. Togliamo tutti sti cavolo di cosi. Ma una certa ci muore qualcosa, vero? Sapete che forse ci ha azzeccato i colpi che ci servivano? È metà vita, c'ho metà colpi. Potenzialmente ci ha azzeccato. Porca miseria. Ma te ne vai a quel paese? Ma c'è un signore là dietro. Però sapete che non mi sembra il caso di fermarmi ora. Il problema è qua che quando partono questi qui, si è beccato quello che fa la scossa. Ecco, infatti, giusto in tempo. Poi in realtà ci abbiamo un attimo. Ma guarda, il Reaper è dietro. No, è morto il Megalosaur. Poverino. Ha combattuto con valore. Mettiamola così. Anche se noi stiamo a fare giro giro tondo, loro stanno lì fermi ad attaccare. Porca miseria, ne è morto un altro. È fortuna che mi sono fermato giusto in tempo, che se no ci facevamo una finuccia. Ole. Quella anche l'abbiamo tolto alle scatole. I megalosauri stanno a morire. Ah, perché un rimmietitore ha avuto la brillante idea di andare a rompere le palle lì dietro. Che figlio di una brava Reaper Queen. Porca miseria, spara! Spara! Questi cosi li devo togliere, ma stanno a rompere tre quarti però. Ma è morto? Ditemi di sì. Basta! Non ci muore sto Reaper. Sono leggermente fregato. Io cambio l'armatura perché non mi vado a rischiare proprio ora. Tocca togliere quello prima che comincia a fare cose. Spara! Spara, porca miseria! Che se fa quella cavolo di scossa elettrica è finita. Io spero che è l'ultima volta che fa sta cavolo di meccanica, perché non so quanti megalosauri sono rimasti. Potenzialmente pochi, c'è il Reaper lì, ma se vado lì non baci i tentacoli, non si finisce più. Forse sbaglio. Disastro. Disastro evitato. Più o meno. Ne arriva un altro. Ai ai ai. La vedo brutta brutta. Vuoi per favore sparare invece che caricare? Mannaggia, oh. No, non volare ora che là è un casino. Tra l'altro ci abbiamo anche metà vita. Non è proprio il massimo. Dai che è l'ultimo. Dai dai, resisti. Spara, cavolo. Ecco, ti sparo da qui. Toh. Tu zia. Oh mamma mia. Aia, aia. Non ci credo. Perché cazzo è viva ancora? Guardate quanta vita c'ha. E ditemi voi se vi sembra giusto. Sto veramente messo male. Dovrei fargli recuperare stamina, ma diciamo che devo anche recuperare vita. È troppa roba. Dai che l'ultimo ce la possiamo fare. Via. Aia 2. Porca miseria, oh. Devo anche ricaricare. Dove sta a fare le scosse? Forse sto lì per qua. Oh, questo non va bene. Cambio armor. Quanti sono? Mamma mia, sono morto. Ovvio, ricarica ora, tanto non ci stanno mica ad ammazzare.
Mamma mia. Se non beccano quei Reaper, sono finito. Dai, 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 dai. Morice. Oh. Devo attaccarlo davanti, non so. Porca miseria. Mamma mia, che trauma. Oh. Mamma mia. Che faticaccia. Non so quanta roba taglio perché sto dal cardiopalma. Datemi 10 secondi di respiro. Sono morti tutti i megalosauri, porca miseria. Cazzo le selle, niente. Le selle sono Allora, c'è da dire che il filmato finale era qualcosa di pazzesco. Infatti stavo zitto, tra virgolette, per non rovinarlo. Alla fine ci ha praticamente portato alla schermata del menu principale e sono dovuto rientrare su Aberration. Purtroppo però ci ha tolto praticamente tutti i dino, o meglio, il drago di roccia e la capretta che c'erano rimasti, che erano con noi. A parte quello, nell'inventario comunque mi sono trovato diverse skin, tipo questa della Lontra. Di Lontra, però va bene. Questo è il dinosauro. E poi vabbè, questo qui già ce l'avevo. In più praticamente ci ha lasciato soltanto le cose che avevo sulla barra, ma a parte quello, niente di pazzesco. Quindi nulla, purtroppo il drago di roccia e la terza capretta, l'esorcista 3, ci ha abbandonati. Diciamo che hanno fatto il loro dovere, anzi, ci hanno dato una mano enorme. E nulla, praticamente nel prossimo video ce ne andiamo su Extinction. Però non andremo con questo personaggio, questo probabilmente lo andrò a riutilizzare quando uscirà il DLC di giugno. E ci porteremo qualche dino magari. Fatemelo sapere nei commenti se preferite da zero o magari con i dino sia di Aberration sia di Lost Island, quelli più tra virgolette importanti, tipo il Reaper, Drago di Roccia, questi qui no? Eccetera. Su Extinction aggiungerò 4 mod che aggiungono praticamente dei dinosauri. Non vi spoilerò altro. Quindi nulla, mi raccomando, lasciate un like, un'iscrizione e ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo su Extinction. Ciao ciao!